Allora, scusate il ritardo, innanzitutto è dovuto un po' al ritardo mio. Abbiamo ritenuto questa mattina di fare una convocazione. Microfono, sì. Stampa. Dall'assù. Abbiamo deciso di fare una convocazione alla stampa per dare anche una specificare anche una determinazione che è quella che l'amministrazione vuole portare avanti, e al di là diciamo di quello che compare sulla stampa noi vogliamo essere concreti. Del resto come amministratori non possiamo non essere concreti, e quindi operiamo tenendo presente quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione e quelle che sono anche le scelte dell'amministrazione, gli obiettivi, le scelte. Ci troviamo di fronte a una situazione, rispettando chiaramente tutto il garantismo possibile, dove c'è il rischio che l'amministrazione abbia subito dei danni, intanto che siamo parte lesa in questo procedimento penale che stanno portando avanti adesso gli investigatori, e siamo parte lesa, e quindi è necessario, proprio come parte lesa, quindi intendo il comune, ma anche alcuni sono cittadini, dobbiamo procedere a tutelare l'interesse del comune e quindi dei cittadini. Ieri siamo stati a Roma con il vice sindaco, abbiamo parlato del nostro legale che tutelerà appunto gli interessi di questo provvedimento attualmente in corso, tutelerà gli interessi dell'amministrazione, e quindi dopo questo incontro abbiamo anche così convenuto con la giunta di predisporre una decisione di giunta, che è quella che io adesso vi leggerò, che è stata fatta questa mattina, e che è un po' alla base della, come posso dire, del protagonismo che vogliamo prenderci in questa vicenda, protagonismo nel senso di non subire soltanto diciamo, i risultati, quelli che si leggono sulla stampa, che spesso sono chiacchiere, ma che vogliamo essere decisi a portare avanti un discorso di totale trasparenza. Il Comune di Trento deve essere una casa di vetro, e questa trasparenza deve investire non soltanto la parte attualmente all'attenzione della procura, ma anche altre parti importanti chiaramente che possono necessitare di una garanzia maggiore per i cittadini, i quali devono avere la massima fiducia nell'amministrazione, nel sindaco, nella giunta, in quanto sono stati eletti e sono stati eletti i cittadini che hanno dato questa fiducia. Quindi noi vogliamo mantenere questa fiducia verso i cittadini, vogliamo anche dare con un atto di grande trasparenza questa garanzia che deve essere alla base di questo rapporto di rappresentanza. Io leggo la decisione, credo che si possa dare copia, penso di no. Un atto interno. Un atto interno, però diciamo quello che abbiamo deciso. Allora, decisione questa di giunta di oggi. La giunta, visti i recenti accadimenti di carattere giudiziario, ha ritenuto dover adottare una decisione che valga quale urgente direttiva al segretario generale affinché vengano con urgenza predisposte le proposte di deliberazione da sottoporre in esecuzione a questo esecutivo, che la decisione della giunta per le finalità sovraindicate con voti unanimi si sostanzia come di seguito. 1. Questi sono i punti, diciamo, che abbiamo deciso, che sono otto punti, adesso li sto leggendo. 1. Si dà incarico al signor segretario generale affinché dia direttiva per predisporre per il giorno 8-6 domani, è lunedì, una proposta di deliberazione per conferire un incarico al professore avvocato Francesco Dinacci per tutelare e rappresentare le ragioni del comune in tutte le sedi penali, civili e contabili in merito alla vicenda di lui, quindi visto la vicenda di sulla stampa, genere più per lui leggere qua, ma comunque insomma non va bene che si sentito. 2. Dispone altresì di dare incarico un esperto di appalti pubblici per eseguire un attento esame degli atti propedeutici alla gara e degli atti di gara, bando di gara, contratto d'appalto, contratto e gli atti conseguenti relativi al servizio di genere urbana, al fine di individuare le criticità, le relative soluzioni ed eventuali possibili responsabilità. 3.
dispone con effetto immediato che il segretario generale provveda all'invio di tutti gli atti inerenti al PAP, a partire da quello dell'igiene urbana e dell'illuminazione pubblica, che rappresentano effettivamente di maggiore rilevanza economica, nonché di tutti quelli che il segretario stesso, l'esecutivo, riterrà opportuno inviare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, perché esprime tutte le valutazioni che adotti gli eventuali provvedimenti. Quindi vediamo andare a cercare il tuo appalto importante di piano urbano, di eliminazione pubblica. Il piano urbano sono 50 milioni di euro di interesse a Spagna, insomma, non mi sembra se sbaglio. L'illuminazione pubblica dovrebbe essere a valo 25 milioni, una parte in concessione, quindi sono una parte importante, e questi sono i primi appalti, i primi, diciamo, atti dell'essere a questi appalti che verranno mandati al giudice Cantone, l'ANAC, che è la presidente del giudice Cantone, perché vengono espletate tutte le valutazioni, vengono dati eventuali provvedimenti. 4. Dispone che il segretario generale, quale responsabile dell'anticorruzione, provveda affinché i dirigenti di tutti i settori garantiscano la scrupolosa osservanza delle direttive, indirizzi e consigli emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché in materia di formazione delle commissioni di gara e della scelta di eventuali consulenti o esperti che collaborino per la individuazione e la formulazione di ogni tipologia di bando di gara per opere, servizi e concessioni. 5. Dispone che sia sempre garantita la pubblicizzazione delle gare per avere la massima partecipazione di ditte interessate. 6. Dispone che il segretario generale abbia un controllo dettagliato di tutti gli appalti attualmente in corso, dello stato di attuazione e della correttezza della loro esecuzione, nonché proceda ad una verifica dettagliata circa l'esecuzione del contratto in corso, per questo avvalendosi anche di personale qualificato esterno se non presente all'interno dell'amministrazione. 7. Dispone che il segretario generale disponga gli atti per incaricare un esperto a titolo gratuito, il professor Giampaolo De Paolis, per supportare il sindaco e il vice sindaco nella predisposizione del bilancio di previsione 2012, che è quello che dobbiamo approvare a breve. 8. Dispone infine di procedere per la istituzione della figura del consigliere per la legalità esterna all'amministrazione, di nomina fiduciaria del sindaco, al quale lo stesso provvederà a delegare compiti di verifica e monitoraggio delle politiche per la legalità, l'integrità e la trasparenza degli atti dell'amministrazione stessa. Quindi questa decisione che abbiamo preso è una decisione che vuole riportare anche diciamo all'esterno un clima di trasparenza che deve essere necessario in momenti particolari come questo, che indubbiamente siamo in una fase di indagine, quindi io mi auguro che diciamo, si possa risolvere i problemi più incoerenti quanto prima, nel minor tempo possibile, ma che comunque sia dobbiamo in qualche modo trasmettere la volontà dell'amministrazione di arrivare ad una soluzione che dia tranquillità, garanzia, trasparenza non solo all'amministrazione ma anche ai cittadini. Questo è l'obiettivo di questa decisione e io mi auguro che si possa arrivare quanto prima a definire questi punti, in modo particolare un tavolo che verrà dato domani mattina e quindi garantire nella sede opportuna la tutela di questi interessi dell'amministrazione. Non so questo sia un atto pubblico, immediatamente pubblico, domanda al segretario, dottore? Dottor Chiaramanti. Quello chiamato è Cantone. Domande? No, Cantone ha vinto. Qualcuno le ha detto scherzo. Ha vinto Troi. Ha vinto Troi. Domando. Sì, è possibile che possiamo quindi distribuirlo. No, vabbè. Domande brevi, sintetiche. Decisione del contratto ancora non se ne parla. Beh, questo credo che voglio dire, qui c'è scritto una cosa importante, no? Noi ci abbiamo scritto il punto 2, entra anche in merito a questo, seppure non è scritto. Dispone altresì di dare in carico un esperto di appalti pubblici per eseguire un attento esame degli atti competenti della gara e degli atti di gara relativi al servizio di igiene urbana al fine di individuare le criticità, le relative soluzioni
ed eventuali possibili responsabilità. Le eventuali soluzioni significa che può essere la rescissione del contratto o l'annullamento del contratto. Ma voi sapete che quando si parla di decisione, ecco perché a volte magari sulla stampa non facciamo caso a quel punto di voi, no? Magari si lascia poi la dichiarazione. Cioè la rescissione del contratto è un atto molto forte che può anche creare un danno notevole all'amministrazione, un ulteriore danno, perché c'è la Corte dei Conti, per cui se la rescissione del contratto non è più che motivata, è più che accertata, è più che accreditata, c'è il rischio che la ditta a cui rescindi il contratto poi ti chiede danni e ne rispondi oltre come amministrazione anche come amministrazione. Ecco perché occorre un soggetto terzo in grado di poter valutare la possibile rescissione del contratto, per avere proprio una certezza ulteriore prima di prendere provvedimenti che possono essere molto pesanti. Tenete presente che il servizio di igiene urbana è un servizio obbligatorio, quindi non è che uno decide oggi un anno di fare la vita, perché insomma ci sono dei tempi che non è che si risolvono in un brevissimo periodo. Quando si parla di individuali e eventuali possibili responsabilità, questo non si accavalla con quello che sta accadendo, perché... Vabbè, l'indagine, sì, ma questo diciamo, l'indagine riguarda alcuni aspetti, almeno quello che sono... Non sono solo penali. Ci possono essere responsabili anche di vivere. Quindi vuol dire che il bilancio non lo predisporrà il ragioniere capo? Il ragioniere capo attualmente verrà chiaramente rimosso dal settore rifiuti, scusate, settore tributi. È evidente che stiamo valutando la possibilità di integrare il suo lavoro anche con un consulente esterno proprio per accreditare il bilancio in maniera più chiara e direi anche più trasparente. Cioè è una necessità che è venuta al momento che stiamo attraverzando, voi sapete che il bilancio non ci sono prove, dovrà essere approvato entro il 31 di luglio, quindi ci abbiamo un tempo molto ristretto, quindi dobbiamo trovare un giugno, insomma, entro qualche settimana. Questo diciamo per la contingenza del bilancio, per tutto il resto, cioè quello di Cario ha lasciato scoperto non solo l'ambiente, ma i lavori pubblici con un sacco di cose che stanno andando avanti. Attualmente è ancora in una fase di sospensione. Nel senso che come si organizza? Attualmente c'è ad interim che l'ha detto a lavori pubblici. Sì, perché lavori pubblici è diciamo, tutto il settore dell'ambiente. È evidente che noi nel settore dell'ambiente creeremo un altro spazio in sostanza per un dirigente. Non so se voi ricordate, io volevo spostare diciamo, tutta la parte relativa all'ambiente a un nuovo settore. Questo era quando io ho nominato l'assessore Valdini, l'idea era anche di creare un dirigente del nuovo settore. Purtroppo il bilancio era un disavanzo di 400.000 euro e non c'erano soldi per nominare un dirigente al nuovo settore. E questo sta agli atti della giunta, tanto che per la delibera della giunta di Milano è un indicato, per cui quello che era il nuovo settore, che poi a livello di indirizzo è stato appannaggio dell'assessore Bandini, è stato poi introdotto al dirigente, perché al nuovo settore che doveva legare la è stato introdotto al sesto settore, per quello che è stato legato, quindi lo legale ha gestito il sesto settore e il nuovo settore. Che era nato e poteva avere proprio una sua autonomia proprio per complessità, per non affollare diciamo sull'unico dirigente una serie di cose. Purtroppo una cosa non è stata possibile con il bilancio e abbiamo dovuto fare la delibera che individuava la cosa. Ma in questi mesi voi avevate un settore che c'era qualcosa, la magistratura stava indagando, non so, acquisizione dei documenti, all'assessore che è stato un fulmine a ciel sereno, per noi assolutamente nulla. Ma poi c'è un'indagine in corso, c'è la presunzione dell'innocenza, voglio dire. Sì, no, a parte quello, però che comunque cioè, tra un numero di su a prendere qualche documento, immagino, no? Aggiungo, no, voglio dire, io la garanzia, secondo me, che uno è innocente fino a prova contraria, io credo che dobbiamo dare anche a coloro che sono sotto inchiesta e ci tengono per i sani. La stessa garanzia di persone oneste però deve essere riservata agli amministratori. Qui non siamo disposti a ribattere con magari qualcuno così a cercare di provocare a chiarimenti. Qui siamo persone per bene. Questo contratto l'abbiamo trovato. I disservizi esistevano già da prima,
probabilmente erano i servizi che potevano anche essere risolti a monte, cioè addirittura prima del contratto, e quindi ci siamo trovati in una situazione dove probabilmente le cose potevano essere fatte meglio fin dall'inizio. Però questo è oggetto di indagine, ma è oggetto anche di questo caso che vogliamo dare, perché vogliamo ribadire che illazioni o altre situazioni di qualcuno che solleva insinuazione. Noi abbiamo portato anche come esempio il discorso delle sartorie. Sartorie che grosso modo ha avuto una procedura un po' simile a questa. Sartorie però questa linea di trasparenza, e direi anche ferrea, che ha adottato l'assessore al bilancio, ci ha portato poi a essere, come posso dire, ad avere la ricostituzione dei 3.500.000 euro rispetto a 4.000.000 euro, quindi il comune è stato ristorato di parte di quello che gli è dovuto. Non abbiamo 4.000.000 euro, ma abbiamo in cassa 3.500.000 euro. Quindi questa lì, cioè, perché abbiamo deciso oggi questo atto di decisione? Perché la realizzazione è una cosa seria, non possiamo accettare l'impatto sul giornale, la comunicazione per il vecchio sindaco, il nuovo sindaco, l'assessore di prima, per adesso il consigliere che magari ha approvato precedentemente il contratto e non si è accorto che ha approvato il contratto e poi magari se la prende con l'assessore di oggi. Cioè, sono battute che fanno bene alla stampa, però l'amministrazione è una cosa seria. E le cose serie si fanno con degli atti seri, determinati, che passano appunto, come abbiamo fatto stamattina, con una decisione del sindaco. E io ci tengo, insomma, a darvi e appunto anche a ricordarla, credo sia nell'interesse della trasparenza del sindaco. Posso dire una cosa bellissima riguardo al contratto? È chiaro che tutto quello che si sta facendo adesso, in seguito di questo documento che abbiamo letto oggi, riguarda andare a vedere se il contratto all'origine aveva dei problemi. Ciò non toglie che c'è un altro elemento, che è quello dell'attuazione del contratto, per il quale anche quello, come vi ho già detto, abbiamo delle riunioni serrate con la ditta per poter analizzare punto per punto il contratto che vi ho dato, offerta tecnica, e anche quello può essere oggetto di decisione da parte della giunta che è la relazione alla rescissione del contratto. Cioè sono due livelli, cioè un livello che è quello di come è stato fatto il contratto all'inizio e di come è gestito il contratto, poi in base a quello si deciderà. Voglio aggiungere una cosa importante, perché sennò magari domani voi scrivete sul giornale: l'assessore Saraconi non c'è perché è stata la madre che ci ha potuto venire, quindi mi ha telefonato per strada, quindi vuol dire garantisco che c'è l'assessore Saraconi spiritualmente. Quindi questa è, siccome questa cosa è una cosa che è venuta poi ieri sera dopo aver scritto la determina insieme, insomma, tra di noi, poi stamattina, e lei, diciamo, la madre che è ultra contenta, che poi mi ha pregato, insomma, di poter giustificare in questo senso, questo ci tengo a dirlo. Scusate, il dirigente Quintarelli ha attualmente altri incarichi? Il dirigente Quintarelli attualmente... O è rimosso del tutto? No, soltanto dal deputato. Braccio? Il bilancio non c'ha conflitto, diciamo, di interesse del bilancio, insomma, attualmente lui è sotto inchiesta, lui ha la formazione di garanzia relativamente alla parte relativa al piano economico finanziario dei tributi, quindi diciamo il settore dei tributi probabilmente lo dobbiamo togliere da Quintarelli e assegnare a un nuovo dirigente. No, possiamo dire sulla legislazione, perché sempre col massimo garantismo ci sono delle norme sul personale che non è che consentono all'amministrazione di decidere, no? Uno potrebbe sempre dire potevate fare di più, potevate rimuovere. Il dottor Quintarelli ha un suo contratto, ha un avviso di garanzia, ma questo non significa che non possa svolgere l'attività, a meno che insomma non emergeranno elementi nuovi nel prossimo futuro, ma insomma mi sembra che non sia così. L'incompatibilità nasceva, e questo l'abbiamo verificato anche con il nostro legale, per quanto riguarda i tributi, e questo abbiamo fatto. Quindi non c'è una discrezionalità in questo. No, anche perché penso ho capito male io, questo di Paolo è stato chiamato per l'esposizione del bilancio. Per supportarci, siccome il dottor Quintarelli resterà a fare il suo lavoro, il dottor De Paolis comunque, vista la vicenda, ci darà per una mano. Per supportare il sindaco, c'è scritto. No. Nel documento comunque è scritto. Ma come finanziario, poi c'è.
opzioni? No, sulla base del piano finanziario che è redatta la delibera delle tariffe, che è una cosa che riguarda i tributi, quindi afferisce a quella competenza. Su quello, pratica il, scusate, il costo del... No, rispondo per integrare quello che dice il vice sindaco, cioè il costo del servizio di genere urbano viene totalmente pagato il 100% dei cittadini. Questo piano economico finanziario, per legge europea, diciamolo, il piano economico finanziario non è altro che un piano industriale dell'azienda che svolge quel servizio, in sostanza l'azienda che vede che sono costi, e quei costi potete rimettere a bilancio. Quindi a bilancio si intende che in sostanza i cittadini pagano il costo totale derivante da questo piano economico finanziario che in effetti è il piano industriale dell'azienda. Voglio precisare questo. Cioè Pittarelli che cosa fa? Lo trasferisce nel bilancio, non è che lui lo dice, lo so, però non è questo è il piano dell'azienda, perché gli atti voi l'avete letti bene, no? Lì sembra che il comune, no, dice la procura, non lo dico io, nel massimo garantismo, però lì c'è scritto che il comune è stato tratto in inganno, quindi voglio dire, il piano industriale dell'azienda probabilmente ha tratto in inganno, se è vero quello che dice il sostituto procuratore. Evidenziare, fare un collegamento che ho notato tra una questione sotto tre settimane fa e di cui c'era occupata una questione Manini, e riguarda circa 600 famiglie nella strada San Martinese, Calderosso, Ponte, una parte di Filante, che hanno ricevuto come una tassa dei rifiuti di 400 euro che comprendeva il servizio completo, vale a dire anche la differenziata, mentre in realtà avevano soltanto l'indifferenziata. Quindi avrebbero dovuto pagare il 30% di 400 euro. Ora, molti di questi fattori hanno chiesto il ricorso di questa parte eccellenza. Tuttavia, molti dichiarano che, grazie ai miei uffici del comune, hanno ricevuto risposta che tale ricorso non è erogabile e non è possibile. Ora, alla luce di questa nuova richiesta, è evidente che c'è un tratto anche di una confusione di debito da parte dell'azienda. Ora, volevo chiedere se c'era la possibilità di avere da parte dell'amministrazione una presa di spunto, una dichiarazione che questo valore era restituito. Io posso rispondere brevemente su questo, dal punto di vista tributario, poi non rispondo chiaramente, posso rispondere brevemente su questa cronistoria che è stato uno dei punti deboli di questo contratto, nel senso che le zone che lei ha indicato sono zone che stanno in zona C, però poi sono zone servite. E allora questo ha portato a questo, al fatto che non ci sia, siccome il porta a porta è stato avviato in zona A e B, questo ha portato a escludere quella zona che però era in zona C ma considerata servita, mentre queste 600 famiglie in una situazione un po' di galleggiamento su questa storia. Scusa, quello che è successo sui tributi, però devo dire la verità, noi abbiamo ricevuto come settore parecchie richieste, ma chiaramente dobbiamo rimandare tutti i tributi, e mi sembra che alcune famiglie abbiano ricevuto il rimborso o abbiano avuto accolta la cosa, mi pare. Però no. Allora, parlo io e poi parli te. Allora, che cosa significa zona servita? Le zone servite possono servire con il porta a porta o con raccolta differenziata, come era tutta la città di Viterbo prima del porta a porta. Quindi, pur essendo zone esterne la città, però densamente abitate, erano zone già allora, prima della porta a porta, erano zone servite per la raccolta differenziata, vale a dire che avevano un gasometro differenziato a una distanza anche vicina all'abitazione, per cui erano servite come era servita la periferia della città. Che succede? Quindi io già pagavo il 100%. Quindi che cosa è successo? Che la ditta, tra l'altro, a ottobre, ha consegnato il bilancino per fare il porta a porta, però la giunta non ha mai deliberato questa modifica al contratto, perché questa modifica al contratto doveva essere negoziata con la ditta e doveva essere anche deliberata per poter entrare in funzione come raccolta porta a porta, per cui sono rimaste servite così come erano prima
della, diciamo, della consegna degli uccisi, quindi hanno pagato il 100%. Ora, lì probabilmente l'ufficio o gli uffici valuteranno se devono essere considerate zone servite, seppure non porta a porta, ma comunque servite con la raccolta differenziata, o se invece devono essere considerate come zone che sono servite dalle isole di prossimità, perché se fossero, diciamo, considerate come zone, come abitazioni servite come isole di prossimità, avrebbero diritto al rimborso, quindi il 30% pagherebbero, che dovrebbe essere restituito al 70%. Se invece vengono ancora considerate come zone servite, seppure non hanno porta a porta, invece hanno l'obbligo di pagare il 100%. È un problema, però, questo che deve essere definito. Sì, io credo che riguardo il fatto che se considerate in un modo, considerate in un altro, la cosa differenziata lì non l'hanno fatta. Quindi non è così. Lì ci sono, cioè, in zona servita, nel senso ci sono i contenitori come prima dell'avvio del porta a porta. Sì, cioè, sono i contenitori del differenziato. Scusate, anche in questo aspetto una delle anomalie di questo appalto, di questo servizio, che gli uffici hanno attenzionato da un anno a questa parte. Quando il giornalista del Corriere di Viterbo diceva non vi siete accorti di nulla, noi possiamo riferire, questo lo potete trovare abbondantemente nelle testimonianze dei vostri giornali, nelle pagine che voi stessi avete scritto, della distanza che questa amministrazione aveva con la società, quasi un'impossibilità nello stesso dialogo, proprio perché, soprattutto all'inizio, qualsiasi tipo di segnalazione, anche da parte dei cittadini, puntualmente non trovava rispondenza. È evidente, questo va valutato anche dal punto di vista umano, perché uno diventa amministratore, ma questo non significa che possa fare, abbia la palla di vetro o possa conoscere lo scibile umano. Noi abbiamo avuto la necessità di avere del tempo per capire tutto quello, tutta la macchina amministrativa, come quella, anche questo appalto di servizio, è quello che ci ha dato più difficoltà dal primo giorno, e questo è innegabile, tant'è che tutta la cronistoria che, ripeto, voi stessi avete determinato e scritto, ha portato questa amministrazione a valutare più volte nell'impossibilità di superare questa criticità a cui lei faceva riferimento e molte, molte altre, alla rescissione del contratto. Perché non siamo arrivati alla rescissione del contratto, come invece abbiamo fatto con le esattorie? Esattorie non abbiamo avuto esitazione, abbiamo rescisso e abbiamo in economia gestito il servizio internamente. Questo è un servizio indispensabile, è di una complessità sicuramente superiore. Nessun comune, almeno il nostro, ha la possibilità di avere dei tecnici in grado di valutare l'opportunità reale a fronte delle inefficienze della rescissione del contratto o meno. Ecco perché il sindaco ha scelto di dedicare un assessore ad hoc solo a questo genere di servizi per cercare di approfondire. Nonostante questo, nella nostra decisione voi trovate la necessità e la decisione da parte dell'amministrazione di incaricare un esperto di soli appalti pubblici, di sole procedure pubbliche, per capire pure in questa situazione cosa ci conviene fare. Perché molti sono in Italia gli esempi di comuni, non ultimo Frosinone, che pur non avendo affidato la procedura alla ditta, sostanzialmente non avendo rescisso il contratto, oggi sta pagando i danni all'azienda, e quella stessa azienda sta continuando, nonostante sia sotto inchiesta, a gestire il servizio. Per cui, nella massima responsabilità, noi siamo in questa fase, ci stiamo dotando di tutti gli strumenti necessari, ma una cosa deve essere chiara: la trasparenza dell'amministrazione che emerge evidentemente anche e soprattutto dagli atti. Ci siamo attrezzati all'uovo. Scusi, però posso dire una cosa tecnica? No, per risposta alla domanda principale, là, io l'ho chiesto, la giunta si impegna a risarcire questa storia. È una valutazione che va fatta. È una valutazione che va fatta. Aspetta un attimo. È una valutazione dal punto di vista tributario, è una cosa che la giunta ha già attenzionato. Scusa, si impegna a valutare queste richieste. Cioè, insomma, il buon politico che dice sì, li ripariamo sì. Tutti. Io non sono fra quei buon politici. Io dico che vanno valutati, perché se no rischiamo poi di dire sì, va bene, ci impegneremo nella ricorda. Se ci sono la giustizia, che devono lì essere risolte. Non la mettiamo sotto il tappeto, è una richiesta che sappiamo che esiste, è anche giusto che ci sia una richiesta di questo tipo. Ecco, ha fatto una valutazione, indubbiamente forse non gliele restituiremo, se gli dobbiamo restituire, ma gli verranno le tratte magari sulla tassa successiva. Cioè, perché restituire sarà un po' complicato, no?
però questo è oggetto appunto di valutazione, questo volevo dire. Se il sindaco mi consente, non una cosa tecnica, ma da così da semplice avvocato di campagna, no? Io senza entrare nel merito, però ti pregherei, diciamo in larga parte lo state facendo, allora comprendere innanzitutto qual è la fase processuale, no? Parliamo di un'indagine preliminare, quindi parliamo di un'ipotesi che si sta, diciamo così, chiarendo e sulla quale si sta investigando. Quindi quando ci si dice ma voi avete fatto, noi stiamo lavorando su un momento in cui c'è un'indagine, quindi siamo in una fase dove non c'è nessuna certezza, non ci sono accertamenti, ci sono ipotesi che la magistratura sta vagliando, che sono in una fase embrionale, preliminare, dove ancora non c'è stato, sono stati i primi interrogatori di garanzia. Tutto questo è lontano dall'essere un accertamento, questo non è che lo dico io, e questa è la prima cosa. L'altra cosa che vi pregherei, il sindaco l'ha detto in maniera abbastanza chiara, io cerco di dirlo in maniera tecnica, cerchiamo di capire qual è poi l'ipotesi che si prospetta, altrimenti io alcune volte così da tecnico non capisco le vostre domande, seppur capisco il motivo per cui le fate. Cioè l'ipotesi che si prospetta è quella di alcuni soggetti, l'ipotesi che si prospetta che attraverso un'associazione eccetera eccetera volevano portare a termine delle frodi o quello che sia in danno del comune, come ha detto il sindaco, inducendo in errore eccetera eccetera. Questo è il quadro accusatorio che sarà o meno smentito, e questo è quello che noi in questo momento subiamo, e nel vero termine, nel senso della parola. Quindi dentro questa cornice possiamo rispondere a tutte le domande da soggetti che stiamo subendo questa vicenda come amministratori. Se poi nel corso dell'indagine emergeranno altre cose, la garanzia, la difesa, ne discuteremo. Oggi il quadro è quello. Quindi chiederci cose diverse significa chiederci cose che non sono oggetto di quello che sta accadendo. Io questo lo voglio dire in maniera chiara, perché sennò il sindaco è costretto tutte le volte a dire ma noi siamo parte offesa, ma non è che lo diciamo noi perché siamo qui. Noi siamo qui a spiegare ai cittadini cosa faremo per gestire questa situazione che ci vede in una situazione appunto di parte offesa e di soggetti che facevano, nella teoria, nel teorema della magistratura, delle cose in danno di altri. È vero, non è vero che questo sarà la magistratura accertata. Volevo aggiungere proprio, riferendo a quello che diceva l'assessore Parelli, che dobbiamo fare tesoro di queste esperienze, quindi io credo che il momento di questa decisione che noi abbiamo preso, che interesserà non solo l'appalto del Genopano, ma anche altri appalti importanti, in modo particolare che citava anche l'appalto di illuminazione pubblica, questa esperienza è il momento per cui abbiamo deciso di prendere una decisione forte. E quando dico di mandare questi due appalti all'ANAC e eventuali altri appalti, insomma, se si ravviserà la sensibilità e la dimensione dell'appalto, è perché vogliamo veramente trasmettere che c'è nell'amministrazione la volontà di essere trasparenti, di non nascondere niente sotto il tappeto, magari anche di non accettare i dibattiti fatti sempre in contrapposizione, maggioranza, minoranza, ex, attuale. Secondo me questo non gioca a dare questo, come posso dire, questo sentore di voglia di essere coloro che garantiscano l'interesse pubblico. L'interesse pubblico non si fa con gli slogan, si fa con gli atti, questo ce lo dobbiamo dire. E quindi quando si fa con gli atti significa che ognuno si prende le proprie responsabilità, e questo è un atto di grande responsabilità che creerà pure qualche problema, magari pure con qualche altro dirigente onestissimo, bravissimo, il più bravo del mondo, però diventa un atto necessario per dare questa volontà di essere trasparenti e di essere rispondenti a quelle che sono le aspettative di chi ci ha eletto. Credo questo sia un segnale che serve a noi e che serve forse a tante altre amministrazioni che forse hanno bisogno di un'esperienza che abbiamo vissuto noi con grande sofferenza, perché quando sono le persone c'è la sofferenza, con grande sofferenza, però abbiamo anche capito che è necessario dare uno scatto direi forte, che si dà con le decisioni, e questa è la decisione forte. Grazie. Ultima cosa, ovviamente il piano di estensione della raccolta porta a porta mi sembra tutto, che salta. È tutto per adesso, mi sembra ovvio che tutto, finché non si fermano le bocce stiamo tutti fermi, e poi dopo si ricomincerà a parlare di tutto quanto. Grazie a tutti. Grazie.